dobbiamo essere come educatori e educatrici molto attenti a tutta la dimensione del mondo digitale, della comunicazione, che è molto di più che la tecnologia della comunicazione. E oggi questo grande gigante, che ci fa sentire anche paura per quello che si intuisce che può arrivare, che è il mondo della intelligenza artificiale. Um grupo più de 140 e la loro presença é já um messaggio. Questo convegno è stato il culmine della prima scuola di comunicazione. Iniziare nella ispettoria la seconda scuola di comunicazione per continuare la formazione e la realizzazione della trasformazione digitale. Mi è sembrato di trovare oggi degli spunti interessanti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicato alla gestione quotidiana dei giovani. The largest generation demographically, but they're a global generation and they're digital. They are visual in how they consume content and they're mobile in terms of lifestyle. And I guess all of that means that they're a very different generation to what we've seen in the past. And so to communicate with them, we need to understand them and we need to empower them so that they can help us in terms of engaging with a lens to the future, because clearly they are shaping that. Credo che sia molto importante che la Chiesa impari a comunicare nei momenti di crisi, perché il silenzio, coprire gli scandali, ha un costo per la Chiesa molto superiore al fatto che prenda le redini della comunicazione e cerchi di arrivare alla verità. Hi, my name is Simone, I'm a content creator and today we talked about social media, storytelling and the power of video. I think events like this are super important to get closer to new generations. We don't watch TVs anymore and the way we communicate is definitely different. We need these short videos, these Instagram reels, TikTok. It's a new thing and it's actually what we need right now. I giovani sono più a loro agio nel digitale. Questo deve ovviamente attivarci in tutta una serie di considerazioni per accompagnarli. Non utilizzare questi dispositivi come dei babysitter, lasciarli soltanto a loro in mano per occupare del tempo, né giudicare il rapporto col dispositivo digitale soltanto in termini quantitativi, cioè nello starci tanto o poco in dimensioni di tempo. Se i genitori non hanno il coraggio di educare i propri figli, chi li educa sono la società e i dispositivi digitali che incontrano. Per cui da questo punto di vista bisogna aiutare prima di tutto le famiglie a prendere coscienza di questo ruolo che hanno come adulti, perché se il ragazzo non vede l'adulto, se il genitore è il compagnone, qual è l'adulto di riferimento? Allora gli adulti diventano poi ovviamente gli influencer, diventano tutti gli altri, meno che i propri genitori, che è un paradosso, no? Estuvimos hablando de cómo las marcas más significativas, más trascendentes, más queridas, más admiradas, están empezando a ocupar un lugar, un rol cada vez más destacado en la sociedad. Queda mucho camino por recorrer, lo más difícil ya está hecho, ahora queda pasar a la acción, porque como digo siempre, vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. My name is Laura Wagner-Meyer. I'm from Scene TV and we are at the Shaping Tomorrow's Future conference. I just did my first session yesterday and we really learned a lot about social platforms, and today's session looked at applying all of those but in the context of migrants and refugees. How do we get the younger generations involved in these discussions? How do we get them to care about these kind of topics? The way we communicate changes so often. We need to make sure that we're keeping up with the times. Having conferences like these are brilliant. It really sheds lights on issues that's going around the world and how we can help them. Ero qui con una
amico, un rifugiato dal Camerun, Duclair, e insieme abbiamo cercato di condividere l'esperienza di bellezza e di crescita umana e personale che c'è nell'incontro con i rifugiati. È difficile enumerare le parole, però sicuramente ogni parola va sempre pesata, curata, prima di essere lanciata. Sicuramente una parola molto importante è il cuore, perché senza azionare il cuore, ma come sentimento, diventa tutto molto freddo. Muy contenta de estar aquí, de poder representar a Venezuela. Estoy muy emocionada y bueno, con mucha apertura a recibir todos los conocimientos que nos ofrezcan aquí en la actividad y bueno, contenta también de conocer a tantas personas que hablamos el mismo idioma de comunicaciones y bueno, también aprendiendo de ellos. En todos mis videos, i ragazzi commentano dopo in privato, ma sono molte ferite che bisognano essere ascoltati e ricevere la misericordia di Dio e sapere che Dio è Padre e anche per loro. E io raccordo con questo il messaggio di Gesù, che non è venuto per i santi, è venuto per i peccatori. Finalmente abbiamo finito il nostro Shaping Tomorrow, la conferenza di comunicazione per tutta la congregazione salesiana. Siamo molto contenti di questa conferenza intitolata Shaping Tomorrow. Abbiamo capito che il futuro della comunicazione è nelle nostre mani, che siamo noi che possiamo Shaping Tomorrow della comunicazione nella congregazione salesiana, nella famiglia salesiana, anche in tutta la Chiesa. Grazie di cuore per tutti voi che siete venuti, siamo molto contenti della vostra presenza. E speriamo di rivederci la prossima volta durante la prossima un'altra conferenza che parlerà della comunicazione sociale. Grazie di cuore, a presto.